Nel tardo autunno di quell'anno 1938 mi trovavo in piena crisi di misantropia. Risiedevo a Torino e la tota numero uno, frugando nelle mie tasche alla ricerca di un qualche biglietto da 50 lire, aveva, mentre dormivo, scoperto anche una letterina della tota numero due, che pur attraverso scorrettezze ortografiche non lasciava dubbi circa la natura delle nostre relazioni. Il mio risveglio era stato immediato e burrascoso, l'alloggetto di via Perone che già di escandescenze vernacole. Per cavarmi un occhio ne ho anche fatto un tentativo che poteva andare a vuoto soltanto storcendo un poco il polso sinistro della cara figliuola. Questa azione di difesa, pienamente giustificata, pose fine alla scenata ma anche all'idillio. La ragazza si rivestì in fretta, ficcò nella borsetta rossetto, fazzolettino, piumino, il biglietto da 50 causa mali tanti, mi scaraventò sul viso un triplice porcon, porcon, porcon e se ne andò. Mai era stata carina quanto in quel quarto d'ora di furia. Dalla finestra la vidi uscire ed allontanarsi nella nebbiolina del mattino, alta, slanciata, adorna di riconquistata eleganza. Lo stesso pomeriggio avevo un appuntamento con la tota numero 2 in una pasticceria di piazza Carlo Felice. Al tavolinetto rotondo nell'angolo ovest della seconda sala, che era il nostro, non vidi le chiome castane della fanciulla più che mai desiderata, ma la faccia furbesca di Tonino, un suo fratello di 12 anni che aveva appena finito di inghiottire una cioccolata con doppia panna. Quando mi avvicinai si alzò con la consueta urbanità torinese. «Monsieur», mi disse, «la Pinotta non verrà, mi ha detto di darle questo biglietto, ci rea, monsieur», e uscì portando via due brioche rimaste nel piatto. Col cartoncino color avorio mi si notificava un congedo assoluto, motivato dalla mia infamia e disonestà meridionale. Era chiaro che la numero uno aveva rintracciato e subillato la numero due e che ero rimasto seduto fra due sedie. In 12 ore avevo perduto due ragazze utilmente complementari tra loro, il mio sicilianissimo amor proprio era umiliato, ero stato fatto fesso e decisi di abbandonare per qualche tempo il mondo e le sue pompe. Per questo periodo di ritiro non poteva trovarsi luogo più acconcio di quel caffè di via Po dove adesso solo come un cane mi recavo ad ogni momento libero e sempre la sera dopo il mio lavoro al giornale. Era una specie di ade popolato da esangui ombre di tenenti colonnelli, magistrati e professori in pensione. Queste vane apparenze giocavano a dama o a domino, immerse in una luce oscurata il giorno dai portici e dalle nuvole, la sera dagli enormi paralumi verdi dei lampadari. E non alzavano mai la voce, timorosi come erano che un suono troppo forte avrebbe fatto scomporsi la debole trama della loro apparenza, un adattissimo limbo. Come l'animale abitudinario che sono, io sedevo sempre al medesimo tavolino d'angolo, accuratamente disegnato per offrire il massimo incomodo possibile al cliente. Alla mia sinistra sedeva sempre un signore di età molto avanzata, infagottato in un cappotto vecchio con colletto di un'astrakhan spelacchiato. Leggeva senza tregua riviste straniere, fumava sigari toscani e sputava, spesso. Ogni tanto chiudeva le riviste, sembrava inseguire nelle volute di fumo un qualche suo ricordo, dopo ricominciava a leggere e a sputare. Aveva bruttissime mani, nocchierute, rossastre, con le unghie tagliate diritte e non sempre pulite, ma una volta che in una delle sue riviste si imbatté nella fotografia di una statua greca arcaica, di quelle con gli occhi lontani dal naso e col sorriso ambiguo, mi sorpresi vedendo che i suoi deformi polpastrelli accarezzavano l'immagine con una delicatezza addirittura regale. S'accorse che l'avevo visto, grugnì di furore e ordinò un secondo espresso. Le nostre relazioni sarebbero rimaste su quel piano di latente ostilità non fosse stato un fortunato incidente. Io portavo con me dalla redazione 5 o 6 quotidiani e fra essi una volta il giornale di Sicilia. Erano gli anni nei quali il Mincul Pop più infierivo e tutti i giornali erano identici. La mia lettura di esso fu quindi breve e presto abbandonai il foglio sul tavolino. Avevo appena iniziato la contemplazione di un'altra incarnazione del Mincul Pop quando il mio vicino mi indirizzò la parola.
Mi scusi, signore. Le dispiacerebbe se dessi una scorsa a questo suo giornale di Sicilia? Sono siciliano e da 20 anni non mi capita di vedere un giornale delle mie parti. La voce era quanto mai coltivata, l'accento impeccabile. Gli occhi grigi del vecchio mi guardavano con profondo distacco. Prego, faccia pure, sa, sono siciliano anch'io. Se lo desidera mi è facile portare qui il giornale ogni sera. Grazie, non credo sia necessario. La mia è una semplice curiosità fisica. Se la Sicilia è ancora come ai tempi miei, immagino che non vi succeda mai niente di buono come da 3000 anni. Le giucchiò il foglio, lo ripiegò, me lo restituì e si ingolfò nella lettura di un altro opuscolo. Quando se ne andò voleva evidentemente svignarsela senza salutare, ma io mi alzai e mi presentai. Lui mormorò fra i denti il proprio nome, che non compresi, ma non mi tese la mano. Sulla soglia del caffè però si voltò, alzò il cappello e gridò forte: ciao paesano! Scomparve sotto i portici lasciandomi sbalordito. Compì i riti magici atti a far materializzare un cameriere e gli chiesi, mostrando il tavolo vuoto, chi era quel signore. Chi è? Rispose. Chi è il senatur Rosario Laciura? L'indomani al giornale frugai in quel singolare schedario che contiene i necrologi ancora in spe. Beh, la scheda Laciura era lì, passabilmente redatta una volta tanto. Vi si diceva come il grand'uomo fosse nato da Cicastello, Catania, in una povera famiglia della piccola borghesia. Come, mercé una stupefacente attitudine allo studio del greco e a forza di borse di studio e pubblicazioni erudite, avesse ottenuto a 27 anni la cattedra di letteratura greca all'Università di Pavia. Aveva tenuto dei corsi a Oxford e a Tübingen e compiuto molti viaggi, anche lunghi, perché senatore prefascista e accademico dei Lincei, era anche dottore honoris causa a Yale, Harvard, Nuova Delhi e Tokyo, oltre che, si intende, delle più illustri università europee, da Rusala a Salamanca. Ciò che lo aveva sempre distinto dagli altri, pur eruditissimi colleghi, era il senso vivace, quasi carnale, dell'antichità classica. Insomma, era l'onore di una nazione e un faro di tutte le culture. Così concludeva il compilatore della scheda. Aveva 75 anni e viveva, lontano dall'opulenza, ma decorosamente, con la sua pensione e l'indennità senatoriale. Era celibe. Continuammo ad incontrarci ogni sera e benché il fumo del mio furore contro l'umanità cominciasse a dissiparsi, mi facevo un dovere di non mancare mai di incontrare il senatore negli inferi di via Po. Non che si chiacchierasse molto, lui continuava a leggere, a prendere appunti e mi rivolgeva la parola solo di tanto in tanto, ma quando parlava era sempre un armonioso fluire di orgoglio ed insolenza, misto ad allusioni disparate, a venature di incomprensibile poesia. Continuava anche a sputare e finì col notare che lo faceva soltanto mentre leggeva. Quel suo sputare frequente mi infastidiva, così che una sera ardii chiedergli perché non si facesse curare di questo suo insistente catarro. La voce ben timbrata mi rispose pacata: caro Corbera, io non ho nessun catarro. Tu che osservi con tanta cura avresti dovuto notare che io non tossisco mai prima di sputare. Il mio sputo non è segno di malattia, anzi lo è di salute mentale. Sputo per disgusto delle sciocchezze che vo leggendo.
Se ti vorrai dare la pena di esaminare quell'arnese lì, e mostrava la sputacchiera, ti accorgerai che esso custodisce pochissima saliva e nessuna traccia di muco. I miei sputi sono simbolici e altamente culturali. Se non ti garbano, ritorna in quei salotti nativi dove non si sputa soltanto perché non ci si vuole nauseare mai di niente. E tu poi perché frequenti questo erebo pieno di ombre? E come dici di Catarri, questo luogo geometrico di vite fallite? A Torino non mancano quelle creature che a voi altri sembrano tanto desiderabili. La verità, senatore, è che ho cominciato a venire qui appunto come in un temporaneo asilo lontano dal mondo. Ho avuto dei guai proprio con due di queste ragazze, da lei tanto giustamente stigmatizzate, e gli narrai i ridicoli avvenimenti dell'abbandono da parte delle tote di 2 mesi prima. Li narrai in modo lepido, perché l'ulcera al mio amor proprio si era cicatrizzata. Beh, qualsiasi persona che non fosse stato quell'ellenista della malora mi avrebbe o preso in giro o eccezionalmente compatito. Ma il temibile vecchio non fece né l'uno né l'altro, si indignò invece. Ecco che cosa succede, Corbera, quando ci si accoppia fra esseri ammalati e squallidi. Ammalate, senatore, stavano d'incanto tutte e due. Bisognava vederle come mangiavano quando si pranzava agli specchi. Il senatore sibilò uno dei suoi sputi sdegnosi. Ammalate, ho detto ammalate. Fra 50, 60 anni, forse molto prima, creperanno, quindi sono fin da ora ammalate. E non avevate ribrezzo, loro quanto te e te quanto loro, a sbaciucchiare queste vostre future carcasse fra maleodoranti lenzuola. Ma le lenzuola erano sempre pulitissime, senatore, risposi stupidamente. Ma che c'entrano le lenzuola? Si infuriò. L'inevitabile lezzo di cadavere era il vostro, ripeto, ma come fate a intrecciare bagordi con gente della loro, della tua risma? Ma insomma, non si può mica andare a letto soltanto con delle altezze serenissime. Ma chi ti parla di altezze serenissime? Queste sono materiale da carnaio come le altre, ma tu questo non lo puoi capire, giovanotto, ho torto io a dirtelo. È fatale che tu e le tue amiche vi inoltriate nelle mefitiche paludi dei vostri piaceri immondi. Di pochissimi sono coloro che sanno. Con gli occhi rivolti al soffitto si mise a sorridere. Il suo volto aveva un'espressione rapita. Poi mi tese la mano e se ne andò.